Siamo qui con Massimo Bondi del Paina. Insomma, oggi è arrivata una sconfitta per 3-2, è forse questa la resa definitiva per il campionato? La resa definitiva del campionato secondo me è stata le ultime due partite che abbiamo perso, lasciando punti in giro purtroppo pesanti. Questa come partita scontro diretto ci poteva anche stare, la sconfitta come il pareggio, però anche oggi abbiamo dimostrato che siamo noi che abbiamo lasciato il campionato piuttosto che gli avversari, per loro merito comunque di vincerlo. Oggi avete incontrato una squadra come San Bernardo in un momento di forma, forse un po' rinunciatari nel primo tempo, nel secondo tempo siete venuti fuori, però non è bastato. Come dicevo prima, siamo entrati, come si suol dire, molli. Non ci credevamo, poi gli ultimi 8 minuti abbiamo iniziato a crederci, abbiamo dimostrato che il nostro potevamo dirlo tranquillamente e arrivare fino in fondo. Un giro di ritorno particolarmente difficile, avete lasciato, come hai detto in precedenza, diversi punti. Insomma, quali sono stati gli errori o comunque le cose da correggere anche in vista dell'anno prossimo, anche dal punto di vista degli infortunati, di magari un gruppo che fa fatica senza alcuni elementi? Purtroppo abbiamo avuto delle defezioni, che soprattutto il nostro portiere, che con un brutto gesto si è fatto espellere per 7 giornate, l'abbiamo sentito. Al centrocampo abbiamo avuto un paio di defezioni che non sembra, ma ognuno dà un supporto molto importante, i due che ci sono lo davano parecchio. È importante l'assenza di Bruno Segagni in questo lato, giusto? Bruno Segagni è un ottimo giocatore, però la squadra non deve dipendere da un giocatore, è il gruppo che fa la squadra. E purtroppo è tutto il gruppo che ha un po' lasciato andare tutto il campionato e purtroppo l'abbiamo pagata. Ok, ti ringrazio, sei gentilissimo. Grazie.